La nuova fiera di Sant'Eurosia, organizzata dalla Proloco Monteciccardo, ha segnato l'inizio di un'estate ricca di iniziative finalizzate a valorizzare cultura, storia, natura e tradizioni di Monteciccardo. I giorni dal 20 al 21 giugno sono stati un susseguirsi di viaggi esperienziali, con visite guidate, assaggi, passeggiate sulle vie della Trebbiatura, fino ad arrivare all'apertura della nuova fiera di Sant'Eurosia in Piazza Municipio, con bancarelle di prodotti tipici locali e manufatti artigianali. Natura, cultura e tradizione, un insieme assolutamente vincente per l'inizio di questa estate capitale a Monteciccardo. Esatto, oggi siamo nella seconda giornata della Fiera di Sant'Eurosia, che è una manifestazione che da 2 anni portiamo avanti con la Proloco, il nuovo direttivo tutto al femminile. Abbiamo una manifestazione che è una rassegna di eventi che copre dall'inizio del solstizio d'estate fino al 25 di giugno, che è il giorno della Sant'Eurosia, e con una varietà di interventi, di laboratori, di esperienze che si possono vivere sul nostro territorio: passeggiate, cicloturistiche, trekking vari, fino al culmine della fiera vera e propria, che si svolge nella piazza con un mercato espositivo di prodotti locali e artigianali, concerti di band del territorio e tanto buon cibo. L'estate di Monteciccardo come si svolgerà nel prossimo futuro? Siamo ancora ricchi di diversi eventi, soprattutto musicali. Partiamo con un evento teatrale che vedrà Carlo Pagnini proprio martedì di questa settimana, il giorno di Sant'Eurosia appunto, fare un monologo dialettale Viva Città, per proseguire poi con una rassegna di concerti all'interno del conventino Serviti di Maria, dove presenteremo 4 gruppi musicali nella rassegna Conventinote tutti i giovedì di luglio. Il 19 luglio, che è un venerdì invece, ci sarà all'interno del conventino una rappresentazione del Festival Alte Marche con della musica internazionale. Finiremo con un concerto all'alba in agosto e così poi andremo tutti al mare. Nemmeno il maltempo di domenica 23 ha potuto spegnere gli entusiasmi e una volta messi via gli ombrelli, l'intrattenimento del gruppo folcloristico Limatti di Montecò ha coinvolto grandi e piccini. Monteciccardo offre percorsi panoramici di grande bellezza, ideali per chi ama il trekking e le passeggiate all'aria aperta. E grazie alla collaborazione di Balza del Sole, i partecipanti alla festa sono stati condotti da una guida esperta lungo i sentieri riconosciuti dal CAI. Una delle tradizioni del luogo più antica ed affascinante è certamente l'acqua di San Giovanni. Si ritiene che la notte tra il 23 e il 24 giugno sia un momento magico ed è proprio in questa notte che le erbe e i fiori raccolti si caricano di poteri speciali. Poi ho questi fiori sempre rosa che sono i fiori di una valeriana, li abbiamo trovati, non sono fondamentali ma mi piace per dare un po' di colore. Un'esperta di erbe aromatiche ha illustrato la preparazione dell'acqua di San Giovanni e le piante che non possono mancare: iperico, lavanda, artemisia, menta, rosmarino, ruta e salvia. I fiori e le erbe vengono adagiati in un recipiente con acqua che viene lasciato all'aperto durante tutta la notte per essere esposto alla rugiada. L'acqua di San Giovanni viene utilizzata la mattina del 24 giugno per lavarsi il viso e le mani. Si crede che questo rito porti fortuna, salute e protezione. Presente in fiera anche una mostra fotografica, le cui scene di vita della Monteciccardo di un tempo hanno fatto riaffiorare tanti ricordi ricchi di storia. L'associazione è Società Operaia di Mutuo Soccorso, società operaia che nasce nel 1896 come forza, forma associativa tra operai.
cioè che gli operai versavano una quota a quelli che lavoravano, no? E andava a favore degli infortunati o chi per altri motivi, chi era disoccupato che non lavorava, e in pratica è una forma di assistenza reciproca tra operai, che prevedeva una diaria a secondo dei casi e dell'età e a secondo del tipo di famiglia che aveva alle spalle. Ecco. Il signor Narciso è la memoria storica di Monteciccardo. Noi abbiamo Gabriele Bonazzoli che è la memoria storica. Bisogna dare, è Gabriele che ha raccolto tutte queste fotografie, poi insieme alla società operaia abbiamo in pratica le fotografie che ce l'avevamo, che qui raggruppano un po' una parte la vita della società operaia, una parte la nostra gioventù, cioè la vita parrocchiale, le feste che abbiamo fatto, che si facevano, e un po' gli anziani del paese, come l'anziano perché era visto come un qualcosa, cioè non si poteva mancare di rispetto all'anziano, andavi nel bar, se te mancavi di rispetto all'anziano prendevi una sberla. Ecco. Cioè, la vita è vissuta, ecco, questo è il nostro paese. Queste fotografie poi risiedono stabilmente all'interno della sede della società operaia. Allora, queste risiedono dentro la società operaia, le abbiamo fatte noi come società operaia, però sono a disposizione di tutti, le può avere il comune, può avere chiunque, non è che noi vogliamo accaparrarci, è solo un ricordo storico, fa piacere rivedersi, visto, prima parlavo con delle persone che abitavano qui, più o meno dell'età mia, gli fa piacere rivedersi il vissuto di 50 anni fa, ecco, tutto lì. Partita pallone, non so, qui i primi cantieri, nel dopoguerra, per creare lavoro, facevano dei cantieri dove lavoravano un po' tutti per un prezzo, diciamo, delle cifre simboliche, era un modo per far lavorare e pagare la gente, ecco via, pagare le famiglie, dare un reddito anche se minimo. Questo mi sembra che l'ultimo cantiere sia la strada fatta al confine tra noi e Serongarina, e in pratica la strada che va da Monbaroccio a Fonte Corniale. Questo è uno degli ultimi cantieri che ricordo io. Se non il resto sono fotografie un po' che avevano le famiglie dentro casa, ecco, senza fare una raccolta. Comunque la chiesa, che era bellissima, che poi è stata distrutta, adesso vediamo, ed era girata, l'ingresso era girato dove attualmente c'è il monumento ai caduti. Scenari mozzafiato, percorsi naturalistici tutti da effettuare in compagnia di persone esperte e che conoscono il territorio palmo a palmo, o sbaglio? Sì, il piacere di fare questo lavoro nella natura è proprio quello di scoprire, avventurarsi e poi alla fine riuscire un po' a conoscere un territorio per quelle che sono le sue caratteristiche principali, tra cui la flora che abbiamo esplorato questa sera, questo pomeriggio, grazie a questa ricorrenza della notte di San Giovanni, per cui i fiori, gli alberi, i sentieri compongono un po' la ricchezza di questo territorio di campagna. Quindi a caccia di erbe spontanee per realizzare l'acqua di San Giovanni e poi sentieri che come mai conosci così approfonditamente? C'è stato un lavoro dietro che ha... Sì, io ho il piacere di abitare, pur di origini venete, ho il piacere di abitare in questo territorio, nel territorio di Monteciccardo da parecchi anni, e quindi ho cominciato piano piano a scoprirne i sentieri, i percorsi. Questi sentieri che sono un bagaglio collettivo di tutta la gente che abita qui e che ama questo territorio, sono diventati poi dei sentieri veri e propri ufficiali, quindi tracciati con un codice, un po' come i sentieri che troviamo in montagna. E sono dei sentieri del CAI e abbiamo fatto appunto in collaborazione con il Club Alpino Italiano di Pesaro e con un editore di Cesena che fa le cartine e con appunto l'attività mia di Balza del Sole, abbiamo realizzato proprio una rete sentieristica ufficiale, per cui da marzo di quest'anno chiunque volesse frequentare il territorio lo può fare in sicurezza grazie a questi sentieri, che poi sono anche strutturati e suddivisi in una serie di percorsi tematici, quindi
c'è il tema storico, il tema naturalistico, il tema dell'acqua o piuttosto quello dei paesaggi. E questo è un progetto che ha fortemente voluto e finanziato il Comune di Pesaro e poi ha applicato, diciamo, nel contesto il municipio di Montecicardo. La presidentessa della Proloco, Marica Pierucci, ha sottolineato l'importanza di riscoprire e valorizzare le tradizioni locali per dare così un nuovo slancio al territorio e promuovere il turismo naturalistico. La partecipazione degli enti e associazioni locali e degli sponsor è stata fondamentale per il successo della manifestazione. L'impegno della Proloco Montecicardo ha mostrato ancora una volta una comunità determinata a celebrare le proprie radici e ad offrire ai visitatori un'esperienza autentica e coinvolgente.